Angelo Filippini, sindaco di Pollen. Beh, insomma, questo giro della Val d'Aosta proprio va a coinvolgere magari anche le piccole località, senza naturalmente offendere la sua, ma che poi fanno corpo unico attorno a organizzazioni come quella della Società Ciclistica Valdostana, presieduta dall'amico Morè. E che di amico si tratta? È certo. Lei è il direttore della Corale, che l'anno scorso ha accolto con canti locali appunto la carovana della Giro della Val d'Aosta, e da lì forse è nata anche la voglia di partecipare effettivamente ad una tappa di questo giro. Complimenti a lei, complimenti alla sua comunità, e a lei ora da rispondere, deve rispondere se esiste in lei la passione per il ciclismo e magari non so. Allora, se devo essere sincero, io di ciclismo non so nulla, nell'ambito musicale forse un pochettino diverso, però noi come comune di Pollen siamo veramente orgogliosi di aver potuto ospitare un evento del genere, sappiamo, conosciamo questa portata e pertanto siamo contenti di ospitarla in una cornice di questo genere nell'ambito dell'area Gran Place, che è un'area, è un polmone sicuramente il più invidiabile nell'ambito regionale. Una area che è un po' fiore all'occhiello della vostra comunità per quanto riguarda il turismo, la gente che viene qui nel vostro paese per passare, perché no, qualche settimana al festival. Certo, e soprattutto bisogna dire che quelli che vengono, diciamo, in quest'area sono anche tanti valdostani dei comuni limitrofi, per cui non ci fa altro lì che piacere ospitare anche oggi, diciamo, un evento del genere in cui tante altre persone conoscono questo comune. Però ci dica la verità, quanto ha influito l'amicizia con il presidente Morè e il fatto che entrambi amate andare in giro a cantare nei villaggi di montagna e non solo le canzoni tipiche della Valle d'Aosta? Beh, se devo essere sincero, è stato tutto, diciamo, questa amicizia, questa forte unione, diciamo, tra due coristi, diciamo, ha proprio vitalizzato questa importanza, diciamo, di decidere anche quest'anno la partenza, chissà poi in un futuro siano anche un eventuale arrivo. Quarta tappa da Pollen a San Cristoforo per 152 chilometri, una tappa nervosa, così viene definita. Alcuni hanno detto che è come una classica del Belgio. Salite questa volta molto brevi, ma ripetute più volte, e quindi insomma oggi ci sarà veramente da divertirsi, anche perché la classifica vede al comando il russo, ma che ci sembra non abbia una grande squadra che lo possa supportare, ma ovviamente c'è l'australiano che ha il dente avvelenato. Oggi è in seconda posizione ad 11 secondi dal leader della corsa, il corridore russo, che ieri ha vinto lì a Cervinia. In terza posizione Simone Petilli, che conferma comunque di essere uno dei più bei prospetti del nostro paese, e soprattutto l'abbiamo visto molto bene in bicicletta, quindi un atleta che forse in una gara come quella di oggi, ma ancor più quella di domani, che porterà i corridori sul San Bernardo, beh, insomma, diciamo, possiamo dirlo apertamente, quest'oggi la caccia è aperta, perché ancora molti sono i pericoli a cui può andare incontro il leader, il russo Matvei Mamikin. Quindi squadra australiana sicuramente tra le più attive, la BMC cercherà di rompere le uova nel paniere, vuole tornare a casa con una vittoria significativa, così come ha fatto lo scorso anno, e poi c'è la Colpack, che purtroppo non ha ancora digerito le debacle, soprattutto nella parte finale della corsa dei giorni scorsi. Giulio Ciccone, sei ritornato in possesso di quella maglia che avevi conquistato l'anno scorso, il re degli scalatori, griffata Selle Italia. Beh, ieri se non altro qualche cosa è andata bene, almeno questo, perché la corsa, ti sei già espresso che eri veramente
diciamo, distrutto, esaurito. Ora, questa mattina, alla partenza di questa quarta tappa, la penultima, come stanno andando le cose? Ah, ieri è stata una giornata durissima, sicuramente, anche l'altro ieri, due giorni all'attacco, che sulle tappe più dure del giro, quindi sicuramente rimangono nelle gambe. Sono riuscito a conquistare questa bellissima maglia, che ero riuscito già a conquistarla lo scorso anno, che a cui tengo moltissimo, perché penso che la maglia di miglior scalatore in un giro così duro sia la cosa più importante per me. E niente, maglia griffata Sell'Italia, nostro sponsor anche di squadra, quindi casualità, però sono molto contento, ci tengo un sacco a questa maglia. E insieme a Ciccone naturalmente anche l'addetto alle pubbliche relazioni della Sell'Italia, la storica società, azienda leader nel settore delle selle, Denis Favretto. Ecco, cos'è per voi il Giro della Valle d'Aosta come azienda, come marchio? Ma sicuramente è uno degli eventi più importanti a livello internazionale al quale Sell'Italia non vuole mancare. Abbiamo tra i nostri eventi di punta sicuramente un Giro d'Italia professionisti, che comunque anche quest'anno ha ripercorso le strade del Valle d'Aosta. Lo chiamano il Petit Tour e Sell'Italia da anni e per anni ancora sicuramente vorrà rimanere partner di questa manifestazione importante per aiutare a crescere questi atleti che, diciamo, oltre a darci una mano nello sviluppo dei nostri prodotti, poi si esaltano anche durante le manifestazioni. Ciccone, l'ultima domanda: che gara sarà? Che tappa sarà quella di oggi? Quella di oggi sarà sicuramente la tappa, una delle più dure del giro, nervosa, e io l'ho definita come una piccola classica inserita in una gara a tappe come quella del Val d'Aosta. Salite corte, dure, tappa nervosa, e oggi ne vedremo delle belle, anche perché la classifica è ancora incerta e i russi non hanno una squadra da poter controllare, da tenere chiusa la corsa, quindi sicuramente gli australiani attaccheranno e riuscirà veramente una gara dura, secondo me. Parola dunque alla strada, a questi 152 chilometri, e poi ne riparleremo ancora. Mancano ormai pochi minuti alla partenza di questa quarta tappa del Giro Ciclistico della Valle d'Aosta e come sempre il presidente della società ciclistica valdostana Riccardo Morè consegna la maglia con tutti gli sponsor al sindaco della località di partenza, nello specifico Angelo Filippini, che è il primo cittadino di Pollen. Una gara che oggi presenta sicuramente un tracciato severo, anche se un po' diverso dal tradizionale che troviamo in Valle d'Aosta. Non salite lunghe, ma tante piccole salite, ben 8 Gran Premi di montagna infatti caratterizzeranno questa quarta tappa, quindi una prova che da alcuni tecnici è stata definita un po' come una delle classiche del nord, e naturalmente subito dopo il via c'è grande animazione con atleti che stanno cercando di alzare la velocità e, perché no, promuovere magari un tentativo di fuga. Non va dimenticato che comunque i chilometri sono tanti da percorrere, anche quest'oggi 152 per l'esattezza. Ricordiamo che l'edizione 2015 del Petit Tour ha come caratteristiche tappe particolarmente dure. E intanto avete visto che tre atleti hanno preso il largo, sono Simone Velasco della ZALF, classe 95, l'americano Geoffrey Curran, anche lui dello stesso anno di nascita, della nazionale americana, e poi c'è un corridore con la maglia del Kazakistan, Oleg Zemliakov, un atleta classe 93. Le immagini intanto ci mostrano un paesino importante per quanto riguarda anche la storia del ciclismo, è il paese di un atleta che di fatto ha conquistato la prima maglia gialla al Tour, si tratta nello specifico di Arvier. Il Col d'Intro è invece quello che voi state osservando, scalato dai corridori. Un Gran Premio della Montagna che è il secondo della giornata a transitare per primo sul Col d'Intro è stato Simone Velasco, in seconda posizione il panamense Christopher Jurado e poi il kazako Oleg Zemliakov.
ma la competizione odierna rappresenta naturalmente un banco di prova difficile per tutti questi atleti, così come banco di prova difficile per quei ragazzini che stanno partecipando alla scuola di rafting sulla Dora Baltea, il fiume che attraversa di fatto tutta la Valle d'Aosta. Nel frattempo avete visto anche i componenti della nazionale australiana che si impegnano a tenere comunque sotto bada tutti i tentativi. Ma nel frattempo si sono formati due gruppi in testa, in barba del controllo degli atleti della nazionale. Ci sono 7 uomini in testa e poi un quintetto comprendenti Fausto Masnada, Edoardo Ravasi, Silvio Reclos, Enrico Salvador ed Enrico Logica. In totale in testa alla corsa, davanti almeno a questo gruppo che nello specifico vede nelle prime file la presenza del russo Matvey Mamikin, corridore che ha conquistato proprio il giorno precedente sul traguardo di Cervinia la maglia gialla, dicevamo un gruppo che insegue a diversi minuti ormai la composizione del gruppetto di 13 uomini che stanno conducendo la gara e che sono transitati proprio in questo momento sul Gran Premio della Montagna di Gran Brisson. Un colle questo da scalare per due volte, così come per l'Epilot e il Verrai. Una gara, abbiamo detto, difficile, e in questo terreno si trova evidentemente a suo agio Oleg Zemliakov, corridore della Astana, che a questo punto, della squadra nazionale del Kazakistan, che ha preso il largo. Un atleta che non bada, potremmo dire, a spese, continua nella sua azione e va a conquistare il Gran Premio della Montagna sia appunto di Verrai, di Epilot e del Gran Bresson per la seconda volta, ma di questo ne vedremo poi le immagini in un secondo tempo. Il gruppo invece sembra stare tranquillo, di fatto si tratta di corsa nella corsa, mentre qui inquadrato è il corridore panamense Christopher Jurado, che ha dimostrato che anche nella Repubblica di Panama si gareggia in discesa a uovo. Siamo sul secondo passaggio del Gran Bresson, 110° chilometro di gara dei 152 in programma, e transita per primo, avete visto, il corridore kazako. Ma il gruppetto si è ormai diviso in tanti piccoli pezzettini, del resto la gara è più dura di quello che poteva sembrare. Il caldo e soprattutto questo susseguirsi di salite e discese ha messo a dura prova gli atleti. Ed è a questo punto, quando mancano una trentina di chilometri alla conclusione, che esce, se ne va in un tratto di pianura, chiamiamolo così, o di falso piano, il campione nazionale del cronometro individuale Lennard Kamna, corridore che ricordiamo anche campione del mondo nella cronometro individuale per quanto riguarda la categoria juniores, un atleta classe 1996, quindi assolutamente un atleta di grande importanza e soprattutto del grande futuro, che non ha paura dei più quotati avversari. Dal gruppo, o meglio quello che è rimasto alla testa della corsa, ad inseguire lo scatenato Kamna, abbiamo già visto le immagini di due atleti in maglia di club italiani. Stiamo parlando di Edoardo Ravasi, che è in seconda posizione, e poi di Simone Velasco, atleta che nasce ciclisticamente e vive in quella dell'Isola d'Elba, ma che ha trovato casa sportiva nella squadra Zalf Euromobil Fior. E intanto ormai ci si avvicina all'arrivo, c'è una lunga e dura rampa, vedete il direttore sportivo che incita il proprio atleta che non perde secondi, anzi a questo punto
ha veramente segnato una seria ipoteca sulla vittoria di questa quarta tappa della PT Tour. Nulla può Edward Ravasi, un atleta che conosciamo da quando è nato, valesino, un atleta interessantissimo che già nel corso di questa stagione ha ottenuto vittorie e prestigiosi secondi posti. Cerca a questo punto di recuperare a solo 1000 metri per poterlo fare, ma davanti c'è il corridore tedesco Lennart Kamna che non perdona, che continua nella sua azione poderosa e sta per presentarsi in dirittura d'arrivo, che è posto in località Crow di San Christophe. Ed ecco che così va a vincere la sua prima tappa in questo giro, e lo fa anche sfogandosi. È veramente felice questo ragazzo, non dobbiamo dimenticare che è un atleta giovanissimo, non ha ancora 19 anni. Distanziato di 1:04 è Edward Ravasi, in terza posizione Simone Velasco a 1:18. Non hanno potuto quindi recuperare il gap imposto loro dal grande, è caso di dirlo, corridore tedesco. Distacchi abissali, potremmo dire, a 3:23 Oleg Zemliakov del Kazakistan, poi l'americano Koran, Stefano Ippolito, buona la sua prestazione del team Parafenice, ed il altrettanto buono è quella del panamense Christopher Jurado, che vediamo in questo momento tagliare il traguardo. Sprint vinto da Odd Eiking del nazionale norvegese, poi l'australiano Power davanti all'inglese Pearson e agli italiani Petilli e Ravanelli. Manca la maglia gialla. Also, sehr gut gemacht, ein super Rennen. Ja, danke schön. War auch super hart heute, hat eigentlich alles funktioniert, was ich wollte, und das ist echt super. Du bist schönen Tag heute. Ja, ein wunderbarer Tag heute. Also besser hätte es nicht laufen können. Edoardo, un secondo posto, insomma, che dimostra che alla fine ci sei, hai fatto una buona preparazione, poi vabbè, hai trovato sulla strada qualcun altro che quest'oggi evidentemente si è trovato meglio in questo percorso particolarmente nervoso. Sì, oggi era veramente difficile interpretare questo percorso, arrivavo da una giornata veramente difficile, ieri purtroppo dopo il secondo posto della seconda tappa sono stato male durante la notte e niente, stanotte invece ho recuperato, ho provato a fare la tappa, siamo andati via un bel gruppetto folto, purtroppo nel finale il tedesco è partito, era nettamente superiore nella piana, così poi campione del tedesco a cronometro, e sono uscito, ho provato a inseguirlo ma è stato veramente forte. Possiamo sicuramente dire che hai fatto un grande finale di gara. Sì, è stato un finale molto impegnativo. Del resto, dopo tre tappe impegnative e la crono, ieri c'è stata una tappa con più di 4.000 metri di dislivello e quasi 6 ore di corsa. Quindi le gambe erano quelle che erano. Però dai, è un segnale incoraggiante in vista del finale di stagione, che cercheremo di conquistarci una maglia azzurra per i mondiali e di fare il meglio possibile. E domani? La salita di domani ti preoccupa? Domani speriamo di salvarci, perché so che la salita è lunga 40 km, quindi dopo la tappa di oggi non ero confortante il giorno prima, chissà oggi, però dai, cercheremo di fare il possibile. So Robert, what do you think for the last stage? Do you think you can get your yellow jersey back? I thought I got it back today, but hopefully I can hold on to it. Yeah, see. It's going to be tough tomorrow. The final climb up St. Bernard it's epic. It's going to be a big day and super tough. Did you test the last climb for tomorrow? No, I've never done it before, but last year in Lavenir we did the other side, halfway up, and it was crazy. It was so hard, so I can't imagine what tomorrow's going to be like. It's going to be a massive day. E siamo alla conclusione di questa giornata veramente esaltante per quanto riguarda il ciclismo. E in nostra compagnia i rappresentanti di un gruppo folcloristico, possiamo chiamare di una maschera, comunque un costume del luogo dove si è conclusa questa quarta e penultima tappa del Giro della Valle d'Aosta.
siamo a San Cristoforo, ma domani c'è il grande appuntamento su al Colle San Bernardo. E allora lì sapremo definitivamente quale sarà il, chi sarà il vincitore dell'edizione 2015 del Petit Tour. Thank you. Grazie.